In Italia, rifigurate in Italia nel 2013, allora in Italia nel 2013 il neoeletto presidente del Consiglio, Pier Silvio Berlusconi, accusa suo padre Silvio, presidente della Repubblica, d'aver curato esclusivamente i propri interessi personali nella sua ascesa in campo politica. Allora il padre Silvio, nano e rosicone, accusa il figlio della stessa cosa. Gli italiani non capiscono bene quello che sta succedendo, per non sapere leggere e scrivere gli battono le mani a buona domenica, mentre Maurizio Costanzo balla la samba con Demo Morselli, sculacciando una ballerina lesbica di 17 anni. Punto numero 3, e vado a concludere. Signor commissario, ho conosciuto talmente tante ingiustizie, anche all'interno dell'amministrazione stessa, che me ne vado senza nessun rimpianto. Non rimbianco, infatti. Gli hanno passati a prendere le bastonate in testa dai tifosi allo stadio olimpico. Senza nessun motivo, io manco lo tifo il calcio. Non rimbianco le nottate passate in macchina sotto a casa del ministro per una inutile scorta notturna. Io là sotto al freddo e al gelo è quello che sepultava dentro casa i puttanoni. Non rimbiango nemmeno le manifestazioni in piazza, dove per tutti quanti ero soltanto un fio della mignotta, una guardia infame e un servo del sistema. Non rimbiango Genova, signor commissario, perché lì ho capito come mai mi chiamavano fio della mignotta, guardia infame e servo del sistema. Tesoro, scusami se mi sono un po' inalberato, ma purtroppo mia moglie è una scellerata e io questo weekend ho mia figlia in mezzo ai coglioni, quindi come avrai capito mi dispiace ma non ti posso portare con me no, te prego, non mi sbroccà pure tu perché non gliela posso fare. Eh no, tesoro mio, tu lo sai che ho delle responsabilità, c'ho una ragazzina, non è che posso far finta di niente. Ho capito, ma tu sei una donna grande e grossa, c'hai quasi 21 anni. Prego, guarda, non mi reagì così perché altrimenti cosa? Altrimenti quella alla porta, arrivederci e grazie, capito? Lei là. Ammazza, proprio mi ha preso in parola. Ha detto mezza cosa e ne sa nata. Senti, bella, io non ho più pazienza per sta aspettare sgallettate, capito? Io ho quasi 40 anni, lei che mi metto a perdere. Quindi quella alla porta, arrivederci e grazie. Ciao, vai pure, vai. Vaffanculo, c'è pure il culo basso, cioè.